Salve amici, siamo nel comparto artigiani di Porto Torres per documentare un fenomeno che da tempo ha assunto dimensioni preoccupanti. L'ennesima discarica a cielo aperto. Le immagini sono fin troppo eloquenti, con ferimenti di varia natura, dappertutto rifiuti, d'ogni tipo. E a poca distanza da questo sito, ormai completamente degradato, sorgono diverse realtà produttive. Realtà produttive che cercano di resistere ad una crisi economica che ormai interessa tutto il territorio. Si tratta per lo più di piccole aziende che pagano balzelli e tasse di ogni tipo, compresa evidentemente quella per il ritiro dei rifiuti. Migliaia di euro pagati per avere in cambio dei servizi. E questo è il risultato. Questa zona, come affermarono diversi politici a suo tempo, doveva essere il fiore all'occhiello della città. Si è trasformata in un immenso immondezzaio. Che altro dire? Arrivederci alla prossima.